Mia. Lei è Trash. Perché l'abbiamo chiamata Trash, questa meraviglia che avrà più o meno 3-4 anni? Perché l'abbiamo trovata nell'immondizia. E, però Trash era proprio il nome suo per ricordare da una meraviglia del bidone, il regalo che ci ha fatto il bidone. Ti hanno fatto un bidone? No, il bidone ci ha fatto un bel regalo. E io lo dico sempre, il bidone è un gran signore, si trovano delle gran meraviglie. È vero. Che bella bambina! Lei ha una bella storia, perché all'interno del bidone ci stava un cane con un problema nascosto e l'abbiamo trovata nel periodo del Covid e a un certo punto è iniziata a stare male brutto e di gastroenterite e nessun veterinario faceva prenotazioni in quel periodo e addirittura nemmeno le zone, quelli che ci abbiamo qua intorno, che io sto a Pesco Pagano, nessuno me l'ha presa in cura e ho provato anche aiuto perché per fortuna il mio compagno è infermiere, quindi chiedevamo aiuto perché non riuscivamo a fargli a mettergli l'ago, perché poi gli abbiamo fatto noi la terapia, ci abbiamo provato, abbiamo insistito dopo che tutti quanti ci avevano detto che non ce l'avrebbe fatta e invece eccola qua. Quanto può pesare questa bambina? Lei sono una quindicina di chili, sì, è un cane tascabile, da borsetta, da pochette, è un cachette questo cane. Ama qua. I bambini, giusto? Ama i bambini tantissimo, è un cane molto buono, secondo me è un cane che può stare benissimo con gatti e conigli, però appunto magari bisogna abituarla piano piano perché comunque un cane è molto malleabile e come si vedete si fa sciogliere dalle coccole, si va a trasportare. Lei ha proprio bisogno di qualcuno che si dedichi, facciamo vedere gli occhi, totalmente a lei questa dolcezza. C'ha la testa a forma di cuore perché tanto amore, tanto amore questa canina, è vero? Un bacino a mamma, un bacino, è vero? Siamo una guerriera sopravvissuta e ci meritiamo un futuro migliore, è vero? Bella questa cucciolina. Sì. Guarda che bei denti, guarda che bei denti. Che bei dentini. Come siamo belle e giovani, come siamo fresh. Che chiappone sode, mamma mia. Che bella, no, vabbè, io ho due bambini piccoli e lei la stravede per i bimbi, proprio giocherellona, e le piace andare anche lei al mare, le piace tantissimo l'acqua. E io ho un altro cane vecchietto che lui è quello che ha insegnato tutti i cani a nuotare, perché lui si butta e sì, e quindi poi gli altri lo seguono. Che no? Bello. E sì, quello là che hai visto prima. Oz. Sì, bambina. Lei proprio è una sirena. Bambina, sei una sirenetta tu? Sì. Sei una sirenetta tu? Sei femmina, eh? Sì, vieni. Brava! Che cucciola che sei. Trescina, lei è sterilizzata, non mi ricordo se l'abbiamo detto. Bella. E allora? Aspettiamo qualcuno che chiama per te? Trash? Saluta! Ciao Trash, vieni.